si risponde subito, si volta subito pagina. La Vibonese, dopo l'uscita dalla Coppa, oggi vince con il Sambiase. Il punto è dare continuità quantomeno fino a dicembre, quando poi necessariamente la Vibonese penso dovrà intervenire in qualche modo sul mercato. Sì, vabbè, era importante questa vittoria. In verità nelle ultime 5 partite abbiamo fatto 4 vittorie e una sconfitta a Palmi come campionato, quindi stavamo già andando bene, quindi abbiamo proseguito su quella strada. È normale che a dicembre arriverà qualcuno, non in sostituzione di quello che abbiamo, ma in aggiunta, nel senso che abbiamo individuato dove c'è qualche problema e quindi andiamo a correggere l'errore, e poi vedremo la seconda parte di campionato come andrà. Fermo restando che ci sono altre squadre che sono altrettanto importanti, altrettanto attrezzate, e quindi sarà un campionato credo avvincente, e poi chi vincerà avrà meritato di vincerlo. Comunque grande fiducia all'intero gruppo, dallo staff tecnico ai calciatori, praticamente nonostante comunque si sia caduti in casa della Palmese. Lasciamo stare come, no? Di misura. Ma quando ci sono queste partite, questi derby importanti, insomma, con la Palmese, come con altre squadre, solo un dirigente sciocco non mette in preventivo che i risultati sul campo sono 3. E quindi nei 3 risultati ci può essere la sconfitta. Quindi noi sapevamo che su quel campo potevamo vincere, pareggiare o perdere, purtroppo abbiamo perso e ci sta. Vincenzo. Sì, direttore, 13 punti in casa e solo 4 fuori casa, e a questo aggiungo anche che l'uscita alla Coppa Italia contro il Brancaleone, anche lì fuori casa, non avete quella personalità, ancora vi manca, io penso, quella personalità fuori casa. Che cosa gli manca alla Vibonese fuori casa? Ma la Vibonese sappiamo cosa manca, perché la Vibonese fa partite con una grande mole di gioco, in alcuni casi di bel gioco, anzi per la maggior parte di volte anche di bel gioco. Purtroppo non riusciamo a finalizzare l'azione, quindi anche a Palmi stesso nei primi 20 minuti abbiamo avuto due occasioni importantissime, non siamo riusciti a realizzarle, quindi il nostro problema è quello. Paradossalmente oggi con 3 attaccanti fuori e poi con l'infortunio anche di Tamburro, che era l'ultimo degli attaccanti che avevamo, abbiamo fatto 2 gol. Ci sono partite che hanno storie diverse. Noi fino adesso tutte le gare, cioè le 2 gare che abbiamo pareggiato fuori, la gara che abbiamo pareggiato fuori casa e la sconfitta di Palmi sono state frutto al di là poi della bravura degli altri, che cioè, quando si ottenga un risultato è giusto dire c'è pure la bravura degli altri, però noi abbiamo sbagliato molto sotto porta. Questa è la situazione. Quindi bisogna essere un po' più precisi in definitiva e cercare di concretizzare, nonostante comunque abbiate uomini importanti lì davanti. Effettivamente è così, abbiamo uomini importanti, però alla fine non siamo riusciti a finalizzare per quanto potevamo. Quindi se ogni partita abbiamo 4-5 occasioni e non riusciamo e non segniamo, il problema c'è. Poi al di là dei nomi, anche l'uscita di Coppa Italia a Brancaleone è stata la stessa cosa, cioè abbiamo giocato, abbiamo fatto la partita noi come dovevamo farla, perché loro giustamente erano già qualificati con il pareggio, però non siamo riusciti a sfruttare le tantissime occasioni avute in area di rigore, e quindi alla fine queste cose si pagano. Ora la prossima gara sarà in casa dello Scalea, una squadra ben messa in campo da mister Carnevale, che insomma in casa soprattutto si fa rispettare, mentre
Ecco come vi preparerete a questa sfida, soprattutto se ci saranno assenze particolari. No, c'è niente di particolare. Noi abbiamo, ci rientrano i tre calciatori che sono fuori, quindi abbiamo, diciamo, qualche situazione in più da poter sfruttare. Io ai ragazzi chiederò di ripetere la gara di oggi, perché è stata una bellissima gara oggi, quindi se ripetiamo questa gara faremo bene, sicuro. Naturalmente dall'altra parte c'è il mio ex Scalea che, sì, che vorrà fare proprio la partita, visto che si gioca in casa e visto che oggi, se non sbaglio, ancora non ho visto i risultati, non, forse se non sbaglio ha perso, e sì, oggi ha perso in casa dell'Isola, sì. Quindi vorrà fare punti, quindi andremo con il massimo rispetto degli avversari, della squadra e della piazza, che è una piazza importante che conosco molto bene. Bene, Vincenzo, vuoi aggiungere altro? No, non aggiungo altro, perché infatti era quello il punto, cioè forse non l'ha capito il direttore, proprio volevo capire perché questa squadra fuori casa, anche esprimendosi bene, non riesce a portare punti, ecco, rispetto a quello che invece succede in casa, dove forse riesce meglio. Ma io forse ricordo qualcosa in meno di lei, perché noi abbiamo fatto un pareggio a fuori casa con il Bogor. Sì. No. Avete perso due partite fuori casa. Ecco, la sconfitta di Castrovillari, sì, effettivamente quella là. Ah, sì, no, è bene, quella l'abbiamo cancellata, questa... No, ha ragione, in questo momento l'avevo proprio. No, sì, comunque a dicembre gli interventi saranno, sì, uno per reparto, ma in particolare prenderemo un ulteriore attaccante, una prima punta. È chiaro, a questo punto è necessario cercare di mettere la palla dentro. Va bene. Infatti.